essere sintetico, dando per scontato che ovviamente voi conoscete tutti quanti la situazione dell'Italia, sapete che questo è un intervento che viene dal passato, sapete che le vasche di Anillo e Fornillo sono una vergogna per la pubblica amministrazione ormai da parecchio tempo. Pagano lo scotto del fatto che dopo una cattiva manutenzione e una cattiva salvaguardia del territorio, perché si sono riempite non soltanto di materiale detritico, come tutti sapete, ma anche di rifiuti carbonici. E sapete tutti che quando riusciremo a svuotare e a risanare le vasche sarà un intervento di mitigazione, ma il territorio ha bisogno di un intervento molto più radicale. Lo svuotamento delle due vasche non risolverà completamente i problemi. E qua mi riallaccio al discorso che faceva Fulvio a proposito della necessità di nuovi interventi. Detto questo, io ho ereditato il commissario di governo come commissario di governo nel 2012 per circa 6 mesi e poi siamo riusciti a riportarlo in ordine. Abbiamo incontrato prima questo tipo di difficoltà: non possiamo togliere l'acqua che oggi è nelle vasche se non riesco a risolvere i famosi 9 punti di disconnessione che sono sulla rete fognaria di Italia, che abbiamo ereditato dal passato, perché voi sapete che la coda dei lavori è ovviamente quello più complicato da scorticare. Le imprese hanno fatto tutti i soldi che dovevano fare e sugli ultimi interventi tendono a perderci. Il commissariato è finito con tutto il doveroso rispetto per il generale Iucci. Quando non arrivano più nuovi finanziamenti, ovviamente iniziano ad esserci dei problemi. E di conseguenza abbiamo dovuto faticosamente riportare l'impresa al lavoro. Poi abbiamo impattato, per cui abbiamo ritardato sul programma che abbiamo fatto, sul quale ho anche dato delle scritte informazioni, mi pare di ricordare, in sede di ben 2 audizioni in consiglio regionale, perché essendo finito il commissariato, essendo tornati in ordinario, quindi essendo passati in agenzia, la relativa OPCM di trasferimento l'abbiamo avuto addirittura ad aprile, quindi noi non avevamo proprio fisicamente, io non avevo più la firma in banca. Io credo che in questi giorni siano ripartiti i lavori sui 9 punti di disconnessione che dovrebbero essere rapidamente ultimati. Io credo che per l'autunno, per ottobre dovrebbero essere ultimati, ci dovrebbe consentire l'avvio dello svuotamento. L'avvio dello svuotamento, se qualcuno va in automatico, ci mette un qualche tempo e poi potranno partire i lavori di svuotamento. Tenete conto, lo dico proprio perché dato il contesto è inutile che mi vendo cose che non ci sono. Tenete conto che noi dovremmo, tolta l'acqua, caratterizzare il rifiuto. Se, come io spero, non avremo delle sorprese sulla qualità del rifiuto, noi abbiamo le risorse per poterlo e i tempi saranno quelli che saranno, insomma, li conosciamo. Se dovessimo avere delle sorprese sulla caratterizzazione del rifiuto, noi dovremmo concordare con il Ministero una nuova procedura e dovremmo vedere se abbiamo le risorse per farlo. Voi sapete che quanto tempo è che le vasche di Anillo e Fornillo sono qui? C'è l'ira di Dio là dentro. E dato che sono sommerse d'acqua, noi non possiamo oggi andare a vedere esattamente che cosa c'è. Questo proprio a volo d'uccello lo stato dell'arte. Io rispondo a eventuali specifiche domande. Allora, grazie. Volevo anche aggiungere, ho dimenticato di dirlo, nell'ultimo incontro che ho avuto c'erano nel Consiglio regionale rappresentanti di svariate associazioni, adesso non so, la signora non la ricordo, quindi non so se il cactus ci fosse, non avevo fatto io gli inviti, diciamo così. C'erano molte amministrazioni comunali, mi pare di ricordare che ci fossero anche i rappresentanti di questo comune. È stato chiesto una presenza dell'agenzia sul territorio per offrire, da quello che capisco, non tanto alle amministrazioni comunali quanto appunto alle associazioni di cittadini, una informazione la più puntuale possibile. Ho offerto, mi sono messo a disposizione laddove il comune di Pomigliano mi avesse dato anche un posto fisico per avere degli incontri più o meno cadenzati con i rappresentanti dei cittadini. Analoga offerta, se voi ritenete, analoga iniziativa, io posso tranquillamente farlo qui. Il presupposto è che più io riesco a collaborare con i cittadini e con le rappresentanze, per così dire, non istituzionali, mettiamole in questa maniera, più io riesco a fare
il mio lavoro e quindi a riuscire a portare un risultato, perché ho degli elementi di valutazione che altrimenti non riesco ad avere quando sono lì. Volevo dire questo, io faccio un amministratore da sempre, da sempre, che bontà di quote, poi vedete, quindi ho dei doveri, mi riguardo i cittadini, impegnati, posso dire, consigliere comunale, ad essere carica, su questa vicenda che è molto grosso, eccetera. Io sono un po' di notizie, perché sì. Io vorrei dire che il dottor Cioffi fotografasse e memorizzasse praticamente. Fanno un alert, perché questo in Cicinci non è aumentata, un alert, capite? Mi trallo. No, che non è che sta cianzando, ma cambia storto, dai il cappone. Allora, vorrei, se fosse possibile, che voi veniste in possesso di una caratterizzazione di rifiuto che Luce già fece. Che sono mozzatori, No, noi ce l'abbiamo. Noi abbiamo tutto. Perfetto. I dati di Iucci, la struttura, la struttura commissariale, io l'ho sostanzialmente confermata, quindi abbiamo le stesse persone. Quel dato è già datato. Perfetto. Io sono costretto a fare una volta sbagliata di caratterizzare. Un cerno di cattura. No, mamma mia. Ma prepariamoci alle sorprese, perché quando andremo a caratterizzare un rifiuto, la maggior parte di quei rifiuti deve andare in discarica. Deve andare in discarica. E quindi voglio dire, l'ottimismo è ammissibile perché la cittadinanza fungo un po' vuole che si risolva questo problema e quindi io sono convinto che noi troveremo un rifiuto tra i peggiori perché lì si sono andate le fogne, cioè là si sono scaricate per tanti anni le fogne e quella lì è oramai una vasca, è una fogna a cielo aperto, però questo lo andremo a vedere in un secondo momento. Una domanda dobbiamo fare, penso, in questo contesto della comunità ambientale senza offesa dell'autorità. Allora, quella struttura che hanno fatto attiva per lo svuotamento, hanno fatto una struttura di 10.000, quanto è 10.000 metri? Sì, il sito di stoccaggio. 10.000 metri, non sarebbe se quello di è agibile. Poi parlavano di fanghi che dovevano arrivare anche dal Bottaro. E quindi volevamo sapere in effetti se quella struttura attiva servirà anche per portare altri fanghi. Uno, questa è una domanda della bocchetta. Due, aspettate che Eric si zamma e mi tagliate. No, guardate che per tagliare e per fare una protesta indiscriminata, queste associazioni erano le associazioni che più dialogavano con moderate. Allora le posso dire che quando voi farete se tutto ciò vedete con tutte le associazioni, quando verrà mandata perché noi chiederemo di essere invitati questa cosa, però loro sono di moderati perché loro vogliono risolvere il problema. Chiaramente c'è il problema degli alberi e dopo magari una parola sugli alberi. Chiedo scusa, Mike Rino, tu che sei un poco, tu hai partecipato a tutte le riunioni, come tu. Se vuoi tu dire qualcosa, posso intanto rispondere a questo? Prego. Allora, intanto per quanto riguarda la faccenda del che una fogna ce l'ha aperto, lo so, ma non è quello che mi preoccupa, perché il progetto già prevede il comportamento di scarica. A me mi preoccupa se dentro c'è uno ci ha buttato una tegola d'amianto, quello mi terrorizza. Perché lo troverete. Eh beh, se allora ve lo dico, lo se andiamo e faccio l'amianto. Non è un problema perché bisogna concordare le procedure col ministero che sono, ci vuole l'ira di Dio e che sono onerosissime. Ma uno che si vuole disfare dell'amianto lo mette dove non si vede. Ma questo è un discorso che verrà per dire, non è il fatto che sia materiale che deve essere conferito a discarica che mi preoccupa. Mi preoccupa se ci sono dei rifiuti tipo questo. Ovviamente perché vi rendete conto che non è che c'è bisogno che arrivi l'Ethernet, che chissà che c'è, basta una tegola amianto che è stato il contadino. Mi seguite? Per dover fare una cosa. Di amianto, poi per quanto riguarda il sito, voi sapete che quel sito è attualmente mantenuto, nel senso che c'è una... Sì, c'è un guardiano 24 su 24, una guardiania di un oneroso, tra l'altro. Proprio con il comune in questi giorni noi stiamo cercando di capire se, dato che i tempi prima che io utilizzerò per pianillo quella struttura non sono brevissimi, ma è fra 2 mesi che io potrò usarlo, di conseguenza l'amministrazione ha un problema
a mantenere la guardiania con le spese che ci sono, perché il giorno che io interrompo la guardiania, quella diventa una discarica, evidentemente, non ce lo possiamo più. Mi pare di aver capito, ma mi stiamo proprio discutendo in questi giorni, che il Comune sarebbe intenzionato a prenderlo in consegna in questo frattempo per poi ridarlo quando sarà necessario per la mascherina. E mi sembra che questa sia la soluzione. Dopodiché, per quanto riguarda se ci arrivano rifiuti che vengono da altre parti, questo era, da quello che mi risulta storicamente, una delle idee, ma concretamente non sarà mai utilizzato, perché io immagino che se prendi i rifiuti che vengono da un altro comune e inizi a portarli qui, se io fossi uno che abita in questa zona mi girerebbe le scatole e direi: ma che stai scherzando? Quindi la mia idea è che questo sito deve essere a servizio dello svuotamento delle vasche pianille fornite, non altro. Perfetto. Scusa, io perfetto. Allora, io penso che se ci sono interventi, sì. Chi vuole, prego. Sono Michele Autorino, presidente del Comitato Ambientale Stato Serpese. Noi l'ultimo incontro l'abbiamo fatto quando era amministratore ancora il dottor Ambrosio, proprio con Iucci. Eravamo lì proprio al Palazzo di Governo di Napoli, e insieme ad altre associazioni molto più agguerrite, devo dire il vero. Noi siamo stati proprio da lui considerato il comitato più moderato, perché noi chiedevamo solamente le garanzie. Non abbiamo mai, insomma, messo con certezza che lì ci fossero dei rifiuti radioattivi, quindi bloccate tutto, come hanno fatto altre associazioni, facendo scendere in piazza i bambini, facendo credere all'opinione pubblica durante una campagna elettorale che questi fanghi venivano stoppati subito da altri paesi perché c'era un pericolo per la minaccia della salute pubblica. Io ho intuito che Iucci, un po' stanco di questo, insomma, critiche, stop, ostruzionismi, un poco per l'età, perché se ne è andato, insomma in pensione. No, però se ne è andato in pensione. In pensione a vent'anni, se ne erano andati. Cioè, perché sapeva. Abbia, insomma, abbandonato, insomma, la cosa. Il problema che sorge ora a San Giuseppe, io vado spesso al sito di stoccaggio per chiedere informazioni, sembra malandato, perché io devo insegnare che quando un sito di stoccaggio non funziona non c'è neanche bisogno della manutenzione, perché ci sarebbero soldi sprecati. Non è che ogni tanto ho fatto delle brillini fotografiche, non mi sembra poi, come dicono gli altri, molto acciaccato. Ha bisogno di un piccolo acciaccato, ma rifiuti non ce ne sono. Non ancora. Per quanto riguarda poi le opere, io noto che le nostre strade, a parte che siano state lasciate in modo pietoso, laddove sono stati completati i lavori del collettore principale e gli attraversamenti, non sono state asfaltate. Ci sono strade, molte strade ancora, dove i lavori di scavo non sono affatto iniziati. Ora, no, chiedo scusa e poi termino. Poi un'altra domanda, lei parla di svuotamento. Sì. Io immagino che lo svuotamento avvenga quando sarà pronto il collettore di San Valentino, altrimenti dove si vanno? Io immagino che questi liquami vadano nel collettore del depuratore. Cioè un depuratore a San Valentino, sì, lasciando il sedime, insomma, che poi verrà trattato, insomma, nel prossimo sito di stoccaggio. E poi lei ha detto una cosa interessantissima: gli alvei, che siamo in una situazione pietosa, perché c'è di tutto, noi rischiamo, a proposito del dissesto agrogeologico, proprio delle alluvioni, perché abbiamo le campagne vicine che sono completamente lasciate dalle alluvioni, perché non si vede più il muro dell'alveo. Laddove ci sono state delle costruzioni abusive sulla metà delle strade, laddove non sono stati puliti, erbacce, calcinacce, almeno la pulizia, insomma. È giusto, ma è correttissimo, perché purtroppo questo vale anche per il piano degli investimenti, dei lavori di luce. Normalmente si finanziano le infrastrutture, non si finanziano le relative manutenzioni. Io non soltanto su Iucci, ma anche sull'altro commissario dell'emergenza idrogeologica, quello della frana di Sardo, del 98, abbiamo questo clamoroso problema: facciamo le opere e poi non riusciamo a consegnarle. Ovviamente questo per le opere di fognatura no, perché avete lavori, quindi su questo non c'è un problema, ma sulle opere sì, quale che sia la finalità, la funzionalità dell'opera, perché gli enti ordinariamente competenti non hanno soldi per fare la manutenzione e quindi tendono in qualche modo a svilupparla. E il mancato finanziamento delle manutenzioni è un problema generale di tutta la regione. Ovviamente lo dico, ma
contemporaneamente dico l'agenzia è un soggetto attuatore di interventi, non è un ente programmatore né un ente finanziatore, cioè io di mestiere eseguo i lavori che mi si dice vai a fare, completa il piano IUC, fai i grandi progetti, fai questa roba qui, e quindi ho finanziamenti finalizzati all'esecuzione di quello, ma sto già con la regione, con l'assessore competente, in questo caso stiamo ragionando proprio a valere sulle risorse dei prossimi anni che potresti disponibili. Non pensiamo, ho cercato di spiegare, non pensiamo che con pianito e fornito noi abbiamo risolto nessun tipo di problema, abbiamo soltanto risolto un problema bonificato, abbiamo bonificato, ma non abbiamo restituito alla sua funzione vera. Non fa il suo lavoro e quindi lo rifarà, ma non solo, non fa il suo lavoro ma crea un danno perché arriva acqua sporca dalla sua esondazione. Quindi questo problema lo risolviamo, ma il problema di assetto generale non lo risolviamo affatto. Come questo lo puzzolette acqua sporca, per questo è la funzione di Borbone, cioè ricevere. Dottore, noi abbiamo un paradosso a San Giuseppe, noi abbiamo gli alvei secchi quando ci sono i temporali e le strade come Venezia. Gli alvei sono secchi, cioè non c'è acqua. La loro funzione dovrebbe essere quella, perché sono stati creati per la vita. L'altra domanda che lei ha fatto, ovvero sia rispetto allo svuotamento. Ah, allo svuotamento. No, non credo che sia necessario il recapito finale. Una volta che io ho finito e ho tolto questi punti di sconnessione della rete di Ottaviano, attraverso la fognatura che va in esercizio può passare, come si chiama? L'acqua, solo l'acqua. Solo l'acqua delle vasche, poi si caratterizza, speriamo di non trovare l'amianto e svuotiamo. Le strade, questo deve essere stato un problema che riguarda voi, ma che deve riguardare tutti i comuni sui quali sono stati fatti impianti di fognatura. Allora, a volte è oggettivamente un problema di lavoro mal fatto dalle imprese, segnalateci sempre e comunque. Io sono organizzato per avere una sorta di task force, non soltanto il direttore del lavoro, ogni volta che ci arrivano le segnalazioni dai comuni preferibilmente, perché quelle che arrivano direttamente alle amministrazioni comunali sono un attimo più sicure, mettiamolo così, rispetto a quelle di uno che esce di casa, dice chiamo all'Arcadis, è capace un 118, è capace di. E noi cerchiamo immediatamente di verificare. E interveniamo veramente ad horas quando è nostro, perché faccio l'ordine di servizio alle imprese di questo. Spesso si tratta di lavori ultimati, quando sono ultimati e accomodati, io non posso più fare niente perché non ho più l'impresa, non ho più risorse e non ho più l'impresa. Molto spesso è un problema di gestore, perché non sempre, anche noi facciamo fatica a capire se siamo noi, se è lavori, se è il comune, quindi non sempre è facile dare una risposta. Però noi facciamo di solito sempre gli accessi e scriviamo sempre i comuni quando ce lo sono. Sempre, sempre, sempre. Ovviamente tenendo conto che il comune, qualunque comune fa il suo mestiere, pure io, se avessi cittadini che mi dicono guarda che c'è la buca, oppure guarda che si è scassato la strada, e io non ho i soldi, perché non ho i soldi oggettivamente per andare, cerco in qualche modo, vediamo con una chiamata di correo se trovo un altro responsabile, quindi chiamo la casa, si chiama la donna, mi chiamo. Quando sono io, capita, io ho la possibilità di intervenire prima. Confesso che spesso, adesso francamente, un problema specifico di San Giuseppe sulle buche eventualmente causate dai nostri lavori non me ne so. Non penso che ne abbiamo, perché se non ricordo male noi qui sono finiti, noi siamo in fase di collaudo, però potrebbe ancora esserci qualcosa, segnalato. Nostra se c'è via la carbonari Zabatta che guarda siamo noi, basta che me lo dite, datemi riferimento, cioè voglio dire questo, non abbiamo nessun interesse a dire che la nostra non sia nostra, di conseguenza se è nostra, tanto, anche perché se è nostra esce fuori domani, e che significa che le sette cause che mi costano molto di più che pigliare l'impresa per un orecchio costante, se sono lavori mal fatti. Chiedo scusa, una domanda. Mi chiamo Ambrosio, lavoro per un giornale locale. Allora, premettendo che nelle terre intorno alla vasca ci sono cumuli di amianto molto grossi, quindi altamente probabile che dentro la vasca ce ne siano,
ci sono articoli vecchi di giornale che riportano di camion che hanno trasportato rifiuti industriali dentro la vasca, e in più voci di corridoio e voci di pentiti vogliono addirittura resti umani dentro la vasca. Non è possibile un'azione preventiva, consci di queste cose che sono, diciamo, quasi documentate, poter fare qualcosa e assicurare una celerità nei lavori, perché come lei ben detto, se troviamo l'amianto ci dobbiamo fermare, dobbiamo fare tutte le procedure, dato che non dico che c'è la sicurezza, perché la sicurezza non la si può mai avere, ma comunque iniziare a mettere le mani davanti e avere diciamo un via libera per poter accelerare i lavori in questi casi. E punto secondo, esistono parti di San Giuseppe dove le fognature ancora non sono state ultimate. Saranno ultimate, si saranno fatti i lavori in tal senso, se ne occuperà il vostro commissario. So. Per quanto riguarda le segnalazioni rispetto alla vasca, ovviamente sulle basi di voci di corridoio di articoli giornali è difficile fare le cose, e tutta l'area limitrofa alla vasca, per così dire, evidentemente non è di competenza dell'agenzia. Certo che bisogna fare le indagini preliminari, ma devo togliere l'acqua. Se io non tolgo l'acqua dalle vasche, non posso andare a vedere, però tecnico fisicamente, non riesco a fare la caratterizzazione del rifiuto. Ora, sia un cadavere o sia una cosa d'amianto, io non lo so, l'amianto peraltro è molto più inquinante, quindi sono costretto, per questo sto cercando prima di risolvere assolutamente il problema dei punti di disconnessione della rete di italiano, se no non riesco a togliere l'acqua. Una volta tolto l'acqua, faccio immediatamente la caratterizzazione. Con la risposta della caratterizzazione, ed è per questo il dato di luci, è vecchio, lo devo per forza riverificare. Fatto questo, saprò che cosa bisogna fare. Dopodiché, ripeto, se ci troviamo di fronte a un rifiuto importante dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, noi avremo probabilmente un problema di tempi e di risorse. Non vorrei essere impreparato, perché non sapevo, però rispetto al completamento della rete fognaria, ovviamente mi riservo di verificarlo e anche di fare, se anzi mi date degli indirizzi mail, di comunicarvelo via mail, non stato là. Non mi risulta che di competenza dell'ex commissariato Iucci, oggi mia, ci siano interventi in corso a San Giuseppe. No. A me risulta soltanto che l'intervento è in fase di collaudo. Poi ce ne saranno altri, ma non di questa amministrazione. Perché vede, cioè io in questo, lei proprio può darmi una mano in quanto rappresentante di un giornale. Storicamente i comuni del Vesuviano vedevano il commissariato Iucci come era un ente che poteva programmare e poteva finanziare interventi. Oggi non è più così, non c'è più un commissariato di governo, non ci sono più poteri straordinari, non c'è più la possibilità neanche formale di avere dal governo nuovi fondi. Io non posso fare altro che completare un elenco di interventi che ho ereditato, né più e né meno. Peraltro, rispetto ai quali abbiamo le risorse in ordine ai lavori, ma non svelo nulla per dire sulle riserve e sulle cause, per esempio, no, perché uno di quegli esempi di, vi ricordate il commissario di governo quanto è durato? 18 anni. Ora, quando tu passi da 18 anni di commissariato all'improvviso in 6 mesi quanto ci ho messo in ordinario, ci sono un poco di problemi. Noi stiamo cercando, e mi creda, e anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori dell'agenzia, tutti i dipendenti dell'agenzia, noi facciamo degli errori certamente, ma mai quello di non essere nei limiti delle nostre capacità molto presenti, e stiamo cercando di fare in modo che questi problemi non vadano a impattare immediatamente sui cittadini. E l'unico vero modo che io ho è essere continuamente in contatto, dare continuamente informazioni, acquisire informazioni e segnalazioni, certo, andare a riparare la buca, chiudere il più presto possibile, eccetera. Ma sulla programmazione generale io do un contributo alla Regione Campania, ma non posso sostituirmi adesso. Quando questa agenzia di informazione sul territorio di cui ci ha parlato prima, in che consiste? Qual è l'agenzia di informazione? No, gli incontri che avete fatto a Napoli. In buona sostanza, le associazioni ambientalistiche presenti chiedevano una sorta di tavolo tecnico di confronto, lo chiedevano in realtà non a me, lo chiedevano alla regione, ma in buona sostanza io sono il direttore dei lavori,
Quindi, se le associazioni ambientalistiche vogliono un tavolo politico, non è il mio, non è il mio mestiere. Ma se invece mi si chiede un tavolo tecnico, se cioè i cittadini vogliono una risposta alla specifica buca, oppure la risposta dice ma erano 9 punti di problemi dove non sono completi, allora ogni settimana non ha senso. Ma se c'è un tavolo aperto, un punto di incontro anche fisico, io ho offerto periodicamente, ogni mese, ogni mese, quello che sia, di mandare i miei tecnici ad incontrare i rappresentanti dell'associazione. L'ho fatto ad Ottaviano perché si parlava della fondatura di Ottaviano, ma sono prontissimo a farlo anche. Altro modo per comunicare alternativo all'altro, possono andare insieme, è quello di usare, usiamo questo e parliamo di internet. Il nostro sito è un sito abbastanza buono, lo stiamo potenziando il più possibile. Il sito Arcadis. Il sito dell'agenzia, sì, il sito dell'Arcadis. Se vogliamo aprire una linea di comunicazione. Quindi mandiamo anche gli indirizzi di posta delle associazioni per essere informate. Esatto, per essere informati. Esatto. Ma certamente. Ma magari programmare un futuro incontro. Ma come? No, dottor Cioffi, guardi, a me aiuta tutto questo. Cosa facendo? Una collaborazione tra chi è in prima linea, cioè il cittadino che fuori casa vede che c'è il problema, perché lo spiego. I lavori dove non sono mai iniziati per l'interramento del collettore è proprio a monte di San Giuseppe, via San Leonardo Zabatta, che collega tutti i comuni vesuviani. Ed è proprio il tratto tra Santa Maria la Scala e Zabatta. Lì non è stato mai scavato niente, già abbiamo la strada vecchia rotta, non ho mai capito perché, cioè è un tratto di un chilometro dove i lavori di scavo sono mai iniziati. Quindi giustamente Ottaviano dovrebbero passare là. No, sa dove si sono fermati i lavori di scavo? Dove c'era Angelo Varese prima una volta. Sì. Poi da lì sa dove riprendono? Dal bar Federico fino ad Ottaviano. Mike, dal bar Federico una nota e gliela manderemo. Fotografie. Chiedo scusa, una domanda tu vuoi fare? Sono andato. Dico, siccome che vedo che qui presenti ci troviamo insomma alla sorte dell'esperienza nella politica della Vasca al Penedo, insomma si sistemerà il tutto in via definitiva una volta per insomma questa discarica a cielo aperto scomparirà. Proprio onde evitare che si possano avere dei problemi tecnici durante i lavori e che si possano bloccare perché l'amianto, insomma altri problemi. La cosa che è certa e che è, secondo me è evidente, nell'alveo che va nella vasca, già a occhio nudo, non c'è bisogno di sommozzatore, non solo di sopralluogo, qualsiasi, si vede che praticamente c'è dell'amianto già che sta lì. Allora, applicando il sistema che se uno ha la febbre e quindi prende, gli diamo la tachipirina, ma probabilmente alla base c'è un'infezione dove c'è pure l'antibiotico, è inutile che gli diamo la tachipirina perché la febbre ne ricompare di uno. Quindi mi permetto di dire che l'amianto lì non manca di sicuro, perché si vede occhio. Però sì, per adesso questo mi permetto è una supposizione. Di dire, intanto ci abbiamo un problema, sia sull'alveo a monte io non ho alcuna competenza. Allora io premetto che siccome sono un ex amministratore non voglio sembrare uno che prende e dice beh, quando stavate voi volete che si facevano, anche quando stavamo noi dicevamo la massima attenzione con Giorgio che questi lavori si vengono fatti in regola e tutelando quella che è veramente la salute dei cittadini. Quindi questo è fuori discussione. Che il problema si risolva, a me me ne frega del fatto che adesso sono un amministratore o non lo so, mi interessa risolvere il problema, ma che si risolva nel modo più corretto. Mi chiarissimo anche ovvio, ovviamente sono d'accordo con voi, se esiste un collettore che porta l'acqua alla vasca e voi mi segnalate che qui ci sono dei problemi, è chiaro che anche lì si dovrebbe intervenire. E però due considerazioni, tre. La prima, ripeto, non sono un organo di programmazione, sono un organo di regionale, che sull'alveo io non ho risorse, non ho progetti, non ho fondi, non ho competenze. Primo. Secondo, con tutto l'affetto, che l'amianto si guardi ad occhio un giovanile, l'amianto sa da fallare se vuole esercitare. Perfetto. Terza considerazione, in ogni caso, poi non dobbiamo pensare che noi interveniamo sulla vasca, la svuotiamo e dopo tre mesi ce l'abbiamo piena d'altro. Questo E su questo, se mi posso permettere, un aiuto formidabile lo danno proprio i comuni, perché noi possiamo fare tutte le manutenzioni del mondo, ma se non c'è presidio del territorio, e presidio del territorio senza voi, se mi posso permettere, non si può.
No, dicevo questo è il problema, deviare il collettore delle fonti Il territorio mi riferisco. Se passa un fedente, ferma la macchina, prendi il sacchetto e ti innavasci. Solamente fuori il territorio. Facciami dell'associazione che... Lui abita a 100 metri. No, 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 io gli vado appresso, non passa cosa. Poi ci stanno, ci saranno le mie. No, no, io solo una domanda e poi visto. Certo, ci sarà parlato di svuotamento. Giustamente dobbiamo svuotare la vasca, non dobbiamo permettere più lo sversare dei liquami dentro, sì, che il comune continua, insomma, con le fogne. Quindi bisogna prima prendere il collettore e deviarlo. Certo. Sempre nel sempre al depuratore quando andrà in funzione. Una volta che il meccanismo, il vero problema non è il detrito naturalmente, perché quello comporta un po' di manutenzione ordinaria. Secondo delle portate, saranno voto all'anno, saranno due voto all'anno, mi seguite? Quello che crea veramente il problema è il rifiuto che viene aggiunto, quello è il problema. E vale anche per gli altri, quale che sia la funzione degli altri. Non è l'erbetta che cresce, o non è un poco di fango che si cosa, su quella una volta ogni anno lo devi pulire. Quello che è il problema vero, è quello che naturalmente l'amianto, naturalmente, non ce l'ha, cioè certo. È quello il vero problema. No, non sono stato chiaro, scusi. No, forse, però mai aggiungere così domani mattina. Cioè, no, no, no. Quando sarà svuotata la vasca, i liquami che tuttora stanno sversando dentro devono essere prima dirottati verso il depuratore. Il depuratore a che punto è? Quello che dovrebbe raccogliere i liquami di San Giuseppe, Ottaviano, Terzino, che se svuotiamo la vasca di qua e di là non lo sto facendo io, ci sversiamo, lo so. Eh? Non lo sto facendo io di brutto. È una domanda, scusa. Allora, noi siamo soddisfatti. Non è mio, non lo so, mi direi una sciocchezza. Dottore Ciò, noi siamo soddisfatti di questo incontro perché l'argomento è bello e potremmo parlare per tre giorni, voglio dire. Però questo primo incontro è stato molto proficuo, è stato effervescente, è stato dinamico. Il dottor Cioffi ci ha fatto capire anche quali sono le sue competenze, ci ha aperto la strada del dialogo, quando questo interessava. Certo. Quindi io ringrazio ancora Fulvio, ringrazio il dottore Cioffi, ringrazio tutti quanti voi, ci metteremo in contatto col sito Arcadis, diremo che il Cactus, l'associazione, il gruppo online, voi vogliono essere informati. Computer lo sappiamo far funzionare e stasera ovviamente lui non lo sa ma starà su Facebook proprio un dato il sito va bene, ok, grazie a tutti.